siamo lieti, come libreria, di ospitare la presentazione di questo progetto, progetto che è nato da un'idea così non casuale ma subito piaciuta tra noi come libreria, Vittorio Villa, Roberto Guaglialone. Noi abbiamo già in passato organizzato un paio di cosiddetti premi letterari, adesso premio letterario è una parola grossa, però abbiamo fatto il possibile per avere dei racconti, valutarli, premiarli con giurie altamente qualificate. L'anno scorso non l'abbiamo fatto perché ci siamo trasferiti, quest'anno volevamo riprendere un po' questo discorso che noi riteniamo, soprattutto visto che siamo molto legati al territorio, importante e molto, molto carino. Dovendo decidere cosa fare, abbiamo detto: perché per una volta non lasciare fuori gli adulti e dedicarci a vedere un po' cosa ne pensano i ragazzi, ma non solo ragazzi grandi, i ragazzi delle medie, i ragazzi delle superiori, chi ha voglia ovviamente, senza nessun tipo di obbligo. Ci siamo riuniti, abbiamo pensato un tema che potesse essere non solo di interesse per i ragazzi, ma anche di interesse, perché no, insegnare qualcosa a noi adulti, e da lì è partito il progetto. Ora, io vorrei non perdere altro tempo, perché il progetto è importante ed è legato sia alla ONUS Il Sole che a Peno Ciao. Vorrei che loro si presentassero, che presentassero il progetto inteso come quello che vogliamo ottenere un po' da questo discorso, che è comunque una presa di coscienza anche se attraverso dei racconti. Ok? Lascio la parola a Vittorio e a Roberto e a Raffaele Mastro, che ci fa un po' da papà, un po' per l'età, un po' per l'esperienza. Raffaele Mastro, che dal punto di vista professionale può insegnarci tutto, si è detto subito disponibile non solo a collaborare ma anche a far parte della giuria, quindi due parole fra tutti. Ok? Grazie, vi lascio. Allora, innanzitutto grazie, questo è inutile, innanzitutto grazie per essere qua. Oggi per noi è importante perché lanciamo per la prima volta un'attività che è un po' diversa rispetto a quelle che siamo abituati a fare. Questo premio letterario che abbiamo deciso di lanciare insieme a Roberto e a Giulio, cioè Libreria Pagina 18, Il Sole e Peno Ciao, vuole creare l'occasione per far parlare all'interno delle scuole e possibilmente anche all'esterno, visto che poi i bambini, gli studenti parleranno anche ai genitori, di alcune tematiche che a noi sono care. Il Sole Onlus da sempre si occupa di tutela dell'infanzia e lo fa in maniera particolare, mirata sulle proprie risorse, sulle proprie possibilità, sulle proprie conoscenze, e nel corso degli anni abbiamo portato avanti tematiche importanti quali quelle dell'abuso sessuale contro i bambini. Chiaramente poi magari se c'è anche un po' di spazio io vorrei poi dopo lasciare la parola anche a Wesero McDess, che arriva direttamente da Addis Abeba, che è la nostra referente nazionale e che meglio di me può parlare appunto della situazione legata a questa tematica. Però per concentrarci sul percorso letterario, organizzeremo insieme all'associazione Peno Ciao un gruppo di incontri per le scuole medie di Saronno, in cui andremo ad affrontare diverse tematiche, tra le quali appunto l'identità, la cultura e le tradizioni. Ovviamente Il Sole si occuperà di infanzia a seconda delle
nelle varie accezioni a cui è abituato a parlare di questa attività, e ci aspettiamo da questo percorso appunto la possibilità di allargare determinati concetti che non sono concetti che vanno sopra di noi, ma che devono essere dentro di noi e che sono rappresentati dalla Convenzione dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite e da tutta una serie di altri documenti importanti che andremo ad affrontare con i bambini all'interno di questo percorso nelle scuole. Ci piacerebbe, come risultato, avere un buon numero di racconti e un buon numero di studenti e famiglie partecipanti. Grazie. Così facciamo lavorare un po' i giurati qui rappresentati da Raffaele. No, io vi saluto, vi ringrazio per la presenza qui. A differenza che per Il Sole, come gruppo Penochan, siamo invece abbastanza abituati a rivolgerci al pubblico degli studenti delle scuole, in particolare delle scuole medie inferiori, che saranno, come già ricordava Vittorio, le persone a cui andremo a, come dire, portare un pochettino la nostra esperienza. Quello che sostanzialmente andremo a fare negli incontri scolastici è proprio questo: andare a raccontare quella che è, per quanto ci riguarda, la proposta che è politica e pedagogica insieme, che il gruppo Penochan, espressione in portoghese che significa piedi per terra, che sostanzialmente viene portata avanti da un'educativa di strada brasiliana nella città del nord-est brasiliano di Recife, con oggi 120 bambini, bambine, ragazzi e ragazze provenienti da 4-5 diverse comunità, qui meglio note come favelas. E in buona sostanza il progetto Penochan, ma proprio in tre parole, che però sono significative rispetto alla nostra adesione a questo premio letterario, è questo: recuperare l'identità storica, ma anche poi individuale, non solo collettiva, dei ragazzi, spesso figli di persone che sono immigrate dalle zone interne del Brasile in cerca di lavoro nella grande metropoli e che sono rimaste ai margini della metropoli stessa, recuperare anche la loro storia di popolo, perché non c'è uno di questi ragazzi che abbia la pelle candida, visto che a vario titolo sono tutti discendenti dagli schiavi neri che sono stati sostanzialmente importati, scusate il termine, dagli schiavisti negli ultimi 500 anni, fino a che la schiavitù venne proibita più di un secolo fa in Brasile. Il recupero di questa storia e quindi di questa identità e quindi della coscienza della loro condizione di estrema emarginazione nella città è la base del lavoro pedagogico e politico che Penochan fa con i ragazzi e che si esplicita però anche non solo in grandi parole che vengono distribuite a quest'infanzia, ma in atti molto concreti. E sono atti che riguardano l'arte, e in particolare in un luogo come il nord-est brasiliano, dove molto forte è la tradizione, soprattutto legata al carnevale, festa che viene preparata nel corso di un anno intero e offre anche talora occasioni di lavoro in questo senso, sono rappresentati, dicevo, dalle danze, dal folklore, dai canti, che sono quelli della tradizione afro-brasiliano, brasiliana, india e brasiliana, antica, una su tutte la capoeira, tanto per darvi l'idea, la danza lotta degli schiavi brasiliani, ma anche nelle sue forme più moderne di rivendicazione di una serie di diritti delle fasce più emarginate della popolazione. Pensiamo a tutta la cultura hip hop con le sue varie espressioni, che sono la breakdance piuttosto che le attività, come dire, di graffito, di DJ, che la strada ben conosce. I ragazzi preparano degli spettacoli, sono 5-6 anni che ormai sono stabilmente in tournée in Europa, in piccoli gruppi, ospiti di circuiti teatrali internazionali, e dove vengono a rappresentare proprio la loro cultura, la loro identità, la quotidianità della loro vita di favela. Cercheremo di restituire questa esperienza, mettendola un pochettino in rapporto a quella che può essere l'esperienza quotidiana dei ragazzi e delle ragazze che incontreremo nelle scuole, e facendo questo speriamo di stimolare in loro
degli sguardi, tanto per tornare al titolo del premio letterario, che poi possano tradursi sguardi un po' diversi rispetto al normale, capaci di creare forse un confronto, forse una comparazione alla loro esperienza, in parole che sono le parole dei racconti che, mi associo in questo a Vittorio, speriamo essere copiosi, capaci di inondare il lavoro di questa giuria al cui presidente lascio immediatamente la parola. Sono già diventato il presidente. Io lo davo per scontato, poi non lo so. No, io solo per dire che io ho accettato volentieri di imbarcarmi in questa impresa, perché intanto mi piace moltissimo che due ONG che lavorano con i ragazzi, con i giovani, che mobilitano qua dei ragazzi, dei giovani, e cercano di fare circolare energie, racconti, conoscenza, eccetera, tra i ragazzi, a me sembra una cosa veramente bella. Noi continuiamo a parlare male dei nostri giovani, e lo facciamo un po' da adulti, è sempre stato così. Io invece trovo che tante volte dai giovani vengono fuori delle cose veramente molto, molto belle. Vittorio mi raccontava qualche giorno fa, io conosco il progetto Fiori che Rinascono perché ho viaggiato con loro in Etiopia proprio per conoscere questo progetto. Vittorio mi raccontava qualche giorno fa l'evoluzione di questo progetto, cioè il fatto di aver mobilitato qua dei ragazzi siciliani, quindi con un vissuto anche molto vicino alla malavita, al carcere minorile, eccetera, che portati in Etiopia, e a me sembra una cosa veramente bella, che portati in Etiopia, a me veniva in mente che loro potessero scrivere un libro. Chissà cosa verrebbe fuori se si avesse il tempo, la voglia, la possibilità, la capacità, anche le risorse, perché poi non è quello, le capacità ci sono tutte, ma per star dietro a questi ragazzi e fargli raccontare a loro quella storia. E secondo me verrebbero fuori delle cose veramente straordinarie, come pure questo premio che si rivolge ai giovani qui, io sono certo che farà uscire risorse, idee, e sarà un circolo virtuoso, nel senso che quando escono risorse, idee, allora chi lavora su queste cose a sua volta gli vengono delle altre idee. Poi quello che manca che cos'è? Lo sappiamo tutti, sempre le risorse, finanziamenti, denaro, bisogna trovare gente che ci lavora. Chi di solito fa questi lavori, chi si impegna in queste cose, non fa un lavoro produttivo, e quindi non ci sono entrate, è tutto a perdere. Oggi in Italia c'è la crisi e quindi è anche difficile trovare qualcuno che metta i soldi su idee di questo genere. Io spero che si trovino sempre, perché altrimenti pensate, oggi chi è che si rivolge ai ragazzi delle scuole? Al di là delle cose istituzionali, al di là delle cose istituzionali, a questi ragazzi nessuno chiede niente. Tante volte a me sembra di poter trasferire tranquillamente a questi ragazzi una cosa che dico sempre a proposito degli stranieri. Una volta gli stranieri erano una presenza silenziosa qua. Oggi, se qualcuno gli offrisse un palcoscenico, una platea, loro di cosa ne dicono? Ce li hanno da dire. Il problema è che tante volte siamo abituati a far parlare l'esperto africano, cioè il sottoscritto, a nome loro.
Qua abbiamo un'esperienza in cui non si fa parlare a nome di nessuno, perché è uguale con i ragazzi. Se gli si offre un palcoscenico, se gli si offre una possibilità, io sono certo che loro rispondono. Così invece di far parlare a nome loro gli adulti, per una volta parlano loro. E io penso che sarà senz'altro un'esperienza positiva. Credo che arriveranno, anzi penso che i giurati saranno pochi. Speriamo. Io sono convinto, i ragazzi hanno cose da dire. E quando non le dicono è perché non li si è presi per il verso giusto. Allora, una cosa importante da chiarire è questa. Noi stiamo parlando di ragazzi delle medie inferiori, delle medie superiori. Non è un progetto questo, e l'abbiamo voluto proprio così, che impegna la scuola. In questo senso, poteva essere facile dire ok, presentiamo il progetto alle scuole, oggi non lo stiamo presentando alle scuole, ma attraverso le scuole. Ogni classe va a fare il suo lavoro, l'insegnante di lettere seleziona 3-4 lavori. No, non è questo. Giustamente, come diceva Raffaele, vogliamo anche responsabilizzare i giovani, ascoltarli, fare in modo che siano autonomi in questa cosa. Allora il progetto è racconto breve su un argomento ben preciso. Chiediamo alle scuole, perché sono il tam-tam che può diffondere velocemente l'informazione, di informare i ragazzi che chi vuole può elaborare il suo racconto, portarlo in libreria, quindi non va consegnato alla scuola, ma dovrà essere consegnato direttamente in libreria, per cui nella massima libertà, proprio per evitare la selezione della classe, non è scritto correttamente, non ci interessa. Ci interessa tirar fuori quello che hanno i ragazzi da dire. Se poi ci sono degli errori grammaticali, scusate, chi se ne frega, ci sarà un valore umano dietro. Oggi la scuola è fatta da ragazzi e da una multiculturalità incredibile. Non possiamo pretendere che tutti scrivano come Manzoni, però possiamo chiedere che raccontino delle esperienze interessanti. Quindi i ragazzi, quindi il progetto è rivolto ai ragazzi delle medie come fascia d'età e ai ragazzi delle superiori come fascia d'età, chi vorrà lo porterà il suo elaborato in libreria, noi li raccoglieremo, catalogheremo lavori in maniera assolutamente anonima, quindi assegneremo a ogni ragazzo un numero, la giuria li esaminerà e verrà fuori come vincitore il numero 37, al secondo posto il numero 42, eccetera, che saranno abbinati poi ai ragazzi. Saranno due i premi, non vogliamo mischiare i ragazzi delle medie con quelli delle superiori, ci saranno tre premi, e i premi saranno in buoni libri che metterà a disposizione la libreria. Tre premi, quindi un primo, un secondo, un terzo classificato tra i ragazzi della fascia delle scuole medie, un primo, un secondo, un terzo classificato tra i ragazzi delle scuole superiori. I premi ovviamente, come dicevo, saranno in buoni libri. A tutti verrà rilasciato comunque un attestato di partecipazione, che tra 30 anni possano ricordare di aver partecipato a questa cosa. Chiederemo, perché è giusto che si responsabilizzino, un contributo per chi vuol partecipare, e sarà un contributo sostanzioso, ben 3 euro, giusto per dire voglio partecipare, metto, rinuncio alla Coca-Cola e partecipo. Ovviamente questi denari, pochi o tanti che siano, andranno alle associazioni, perché come libreria ci interessa di più il fatto in se stesso, non i 3 euro. Sto cercando e stiamo cercando, non so se lo troveremo, quindi non ve lo do per certo, uno sponsor
che ci consente di avere le famose risorse magari per pubblicare i primi 30-40 racconti, che sarebbe una bella cosa. Questo non ve lo do per certo, vedremo come andrà. Però come progetto ci piace molto e ci piace la libertà di scegliere, non ci deve essere il genitore che spinge o l'insegnante che dice ma tu stivi bene, fallo, se non ha voglia di farlo. Quindi non sarà l'elaborato magari scritto meglio, ma il più simpatico, non sarà quello più simpatico ma quello più umano, sarà la giuria a valutarlo. Speriamo che arrivino in tanti. Quello che chiediamo alle scuole è di diffondere questo progetto. Non vogliamo impegnare nessuno a fare straordinari per leggere 200 racconti. Abbiamo già le persone che in maniera assolutamente gratuita, la giuria, lo farà per noi. Poi, se avremo magari bisogno, perché sono tanti, di qualcun altro, possiamo sì rivolgerci a persone che siano in grado, ovviamente io no, ma così non lavoro, ma persone che siano in grado di dare delle valutazioni. Noi chiediamo soltanto il sostegno al progetto. Tutto il resto lo facciamo noi e non è un sostegno finanziario, un sostegno di diffusione, un sostegno morale. Ovviamente ci siamo rivolti alle scuole di Saronno perché è più facile, ma se arrivasse un ragazzo di Milano piuttosto che di Bergamo in quella fascia e volesse, o le scuole di Caronno, Pertusella o di Lomazzo, se c'è qualche insegnante, noi abbiamo detto anche a insegnanti di altri paesi qui intorno, che sono nostri clienti, chiunque in quelle due fasce voglia cimentarsi in un lavoro, noi siamo qui a raccogliere le braccia aperte. Vi rilascio la parola, mi sembrava giusto fare questa distinzione, altrimenti qualcuno poteva pensare che fosse, i meno giovani fra di noi lo sanno, il temino che facevo con Lina e vincevano tutti perché c'era la casetta. Non è questo. Ok, grazie mille. Visto che abbiamo parlato dei 3 euro e che questi fondi vanno a finanziare i nostri progetti, qui abbiamo la nostra referente nazionale, Wesro McDess, che può magari raccontarvi il progetto Fiori che rinascono, che è il progetto su cui andremo a contribuire tutti quanti nella partecipazione a questo percorso letterario. Se vuole venire. Thank you. It is a very good opportunity for me to tell you how we are working in Ethiopia. Actually, we are getting the money through Il Sole, and we are saving so many orphan children. Let me translate. Vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di raccontare quello che noi facciamo in Etiopia. Noi otteniamo i soldi da Il Sole e grazie a questi soldi salviamo molti bambini. And sexually abused children. E bambini abusati sessualmente. Children from sponsorship and from the counseling center or from who are sexually abused are the poorest of the poor children. Those who lost their parents, there is no one to look after them. So due to that problem, the children are exposed for poverty and they are also exposed for sexual abuse because they are very poor. Sometimes people are taking these children, they are giving piece of bread or sweets, so because of that they are sexually abused because they are poor. Questi bambini vengono scelto translate. No, per via della povertà, della forte povertà in cui queste famiglie vivono, questi bambini sono lasciati prevalentemente da soli tutto la maggior parte del tempo. E questo li espone al rischio di abuso sessuale, perché hanno a che fare con persone sconosciute che spesso, insomma, passano nei luoghi dove questi bambini vivono
e in cambio di un pezzo di pane o qualcosa da mangiare, perché comunque per via della forte povertà in cui vivono un pezzo di pane significa tanto, sono maggiormente esposti a questi rischi. Okay. Especially the sexual abuse children are not girls, they are boys and girls. No, they are not only girls, but they are boys also. Che no, sono i bambini vittime di abuso sessuale di cui poi ci prendiamo cura al counseling center, non sono solo femmine, ma sono anche maschi. And as I told you, they don't have income, they cannot go to school. Loro non hanno nessun tipo di guadagno, i genitori non hanno degli stipendi, non lavorano e quindi non possono neanche andare a scuola. Unless they go to school, they are joining street life. Anche se riescono ad andare a scuola, visto che non riescono ad andare a scuola, fanno vita di strada. So we are preventing them through sponsorship program. E grazie alle sponsorship, quindi ai soldi che riceviamo, ai sostegni a distanza, noi lavoriamo sulla prevenzione nel metterli in situazioni di difficoltà. So we are working on prevention, not to send them to the street. Il lavoro quindi è proprio sulla prevenzione, in modo da non lasciarli finire a fare una vita di strada. And because of that, we asked Ipsoliet to help us for their school materials and food. E per questo motivo noi chiediamo al Sole di aiutarci anche per il materiale scolastico, per il cibo. So for children we are giving different service. Quindi noi forniamo differenti servizi. Monthly allowance, uniform, school material, medical assistance and house renovation. Quindi è una specie di stipendio mensile, tutto il materiale scolastico, assistenza nel percorso scolastico e house renovation, quindi aiuto anche per la costruzione delle case o qualsiasi emergenza che la famiglia deve affrontare. And we have also emergency assistance if the child is very sick, if he is in danger, so we have to give emergency assistance. E anche un'assistenza di emergenza nel caso siano necessarie delle particolari cure mediche. So we are giving all round help for the child. In un aiuto proprio a 360 gradi. So the organization is the only family for the child. L'organizzazione quindi è più proprio una famiglia per il To fill full his school materials. In modo da provvedere completamente al suo materiale scolastico. And most of the children are living with their extended families. La maggior parte di questi bambini non vivono solo col nucleo familiare, ma con la famiglia estesa o con altri familiari. Or neighbors. O con i vicini di casa. Or volunteers. O con un'altra gente sconosciuta che però volontariamente li ospita. So the children lost their parents due to HIV. Molti bambini hanno perso i genitori per via dell'AIDS. And other related problems. E per tutti i vari problemi correlati a questo. So since you are giving 300 euro per child. Quindi con 300 euro per year all'anno. So it cover all the costs. Questi 300 euro coprono tutti questi costi e tutti questi tipi di interventi. Unless you contribute this money, children cannot go to school. Senza questo aiuto loro non potrebbero neanche andare a scuola. If they are not going to school, they will join streetism. E quindi di conseguenza farebbero solo vita di strada. So Il Sole and IFSO is doing a great work in Ethiopia for the sake of children. Quindi Sole e IFSO, che è l'associazione di cui è la presidente, fanno un ottimo lavoro in Etiopia. So even they are getting the money from the sponsorship,
they are putting 10% of the money in the bank to save. Il 10% dei soldi che arrivano grazie al sostegno a distanza viene conservato in banca in modo da fare un fondo per l'emergenza. So this amount of money is a huge amount of money for Ethiopian children. For you, 300 euro, maybe nothing. For us, it is so important. Mentre per noi, it saves many lives. Per voi europei 300 euro l'anno possono essere molto pochi, in Etiopia 300 euro sono tantissimi soldi e possono veramente salvare una vita. Molte vite. Molte vite. So, I would like to ask you to sponsor our children because we have many, many applicants waiting for fund. They lost their parents, they are living alone. They don't have uniform, they don't have school materials, they cannot join school. So for this, not only you, but you have to tell. It's a must for your neighbors, for your friends, for your children. So please sponsor as much as children to save our life because we are in problem. Many people died because of HIV. Quindi vi chiediamo the children are out of school. Vi chiediamo di sostenerci perché ci sono moltissimi bambini, una lista di attesa di bambini da aiutare è molto lunga e noi non abbiamo le risorse per poter aiutare tutti i bambini che in realtà necessiterebbero di questo aiuto e vi chiediamo appunto di parlarne anche tra di voi e con le altre persone, nella vostra famiglia, con i vostri amici in modo proprio da fornire il più aiuto possibile, perché permettere a questi bambini di andare a scuola previene tanti problemi, tra cui soprattutto la diffusione anche dell'AIDS, perché l'AIDS è un grave problema in Etiopia. And it is good to participate children in this case because they have to know how African children are living there, so they can have the idea. And maybe one day we'll tell for our children about your children so they can help each other. They can know more about Ethiopian children or African children. So there is a big gap, there is a difference. Even though it is good to know the problem of children and to participate in the drawing or something. Apprezza molto l'idea di questo premio perché secondo lei è veramente importante che i bambini di qua parlino e conoscano quella che è la situazione dei bambini in Etiopia e questa è un'ottima occasione per i nostri ragazzi di conoscere quello che avviene là. So if you have some questions you can ask me now or later on. Se avete qualche domanda per lei, lei è disponibile a rispondere. So thank you. Ma io vorrei anche ringraziare Maria, la dottoressa Spinelli, perché oltre ad essere la traduttrice è anche una ricercatrice dell'Università di Milano, della Bicocca, del Dipartimento di Psicologia, che sta portando avanti una ricerca sul miglioramento dei bambini e il superamento del post-traumatic stress disorder proprio sul progetto Fiori che rinascono. Per cui si è improvvisata traduttrice, ma è una risorsa molto importante per il nostro progetto. Grazie.